Come purtroppo pronosticabile, siamo qui per parlare di una sconfitta della nazionale italiana a Wembley contro Inghilterra. Avevo parlato di impresa non così a bambera, perché davvero sarebbe stata una vera impresa vincere a Wembley contro l'Inghilterra, perché anche in caso in cui l'Italia avesse ottenuto il pareggio, le cose non sarebbero cambiate. Comunque, bella a tutti da Frantruf. Vi ricordo, prima di seguire il video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, che siamo quasi a 50 iscritti, vi ringrazio per questo. Vi ricordo quindi di lasciare like, di commentare, di condividere e di andare a vedere anche in descrizione i canali social per rimanere sempre aggiornati su altri video. Dove ho già fatto l'analisi anche negli shorts, è appena uscito uno shorts in cui faccio una brevissima analisi di Inghilterra che qui in qualche modo cercherò di spiegare un po' meglio. Ma andiamo con ordine a seguire la partita tra Inghilterra e Italia. L'Italia passa in vantaggio contro l'Inghilterra su un'azione spettacolare partita da Donnarumma e conclusa da Scamacca su un ottimo assist di Lorenzo. L'Italia è partita fortissimo, è partita in vantaggio. E devo dire che nel complesso l'Italia comunque non ha demeritato contro l'Inghilterra perché ha giocato comunque un buon calcio, ha giocato il suo calcio. Qual è stata questa grande differenza che ha portato all'Inghilterra addirittura a vincere con 3 gol fatti, 3-1 per l'Inghilterra? Qual è stata la differenza? Sono stati sicuramente i giocatori in campo per l'Inghilterra. Perché quando una squadra ti schiera contro giocatori come Rice, come Phillips, che probabilmente doveva essere espulso, come Walker, come Bellingham su tutti, come Rashford, come Foden e come Harry Kane, che sono dei veri e propri fenomeni, qualcuno di più, qualcuno meno sicuramente, però alcuni sono davvero dei giocatori fuori di testa. In questo momento forse Bellingham è il giocatore più dominante, forse addirittura del mondo, se la gioca un po' con gli altri due che sono Mbappé e Haaland, però in questo momento Bellingham forse è in uno stato di forma che lo trova addirittura superiore rispetto a questi altri agli altri due fenomeni. Davvero un giocatore clamoroso, perché se andiamo a vedere l'Inghilterra, grazie regia per mettere la formazione, poi dopo nel caso regoliamo i conti con i soldi. Se vediamo un po' la formazione dell'Inghilterra, noi vediamo che secondo il sito Bellingham è schierato come trequartista, quindi è schierato con un 4-2-3-1. In questo momento però mi sento di fare un'analisi un po' schematica, cioè del fatto che Bellingham, diciamo che l'Inghilterra si è schierata con un 4-2, Jolly 3, perché Bellingham da solo è riuscito a cambiare in corso d'opera, quindi durante la partita, e per più volte, giustamente, ogni volta che si muoveva è riuscito a cambiare completamente lo schema di gioco dell'Inghilterra, perché quando tornava indietro l'Inghilterra si metteva con un 4-3-3, quindi con Bellingham che retrocedeva. Poi quando riusciva ad avanzare, riusciva ad arrivare appunto ad un 4-2-3-1 con Bellingham che rimaneva sulle tre quarti a gestire, a giocare da play, da vero e proprio, un vero e proprio metodista, diciamo un po' alla De Bruyne, e poi addirittura quando riusciva ad entrare in area di rigore, come è successo quando è riuscito a conquistarsi il calcio di rigore, è riuscito addirittura a far schierare l'Inghilterra con un 4-2-4. Questo giocatore è talmente dominante all'interno del campo che riesce da solo a snaturare il modulo di gioco di una squadra. Perché se è vero che l'allenatore aveva dato un modulo di gioco iniziale che era questo 4-2-3-1 ipotetico, Bellingham da solo è riuscito a trasformare i moduli di gioco dell'Inghilterra. È un giocatore talmente dominante da riuscire a fare questo completamente da solo. E l'Inghilterra comunque in questo momento se lo sta godendo appieno. E Bellingham sta continuando a raccogliere delle prestazioni clamorose, oltre al Real Madrid, anche con l'Inghilterra. Anche ieri ha vinto l'ennesimo MVP di quest'anno, ma era scontato che l'avrebbe vinto lui. C'è da fare un'analisi che di Lorenzo quando vede Bellingham diventa, non so cosa gli prenda, perché è vero che l'intervento sul primo gol. L'idea di fare quell'intervento è anche giusta, però secondo me quell'intervento all'interno dell'area di rigore è sempre da evitare per un difensore, perché soprattutto quando trovi un giocatore che ha le leve così lunghe come Bellingham e che in questo momento ti anticipa al 100%, ti anticipa perché in questo momento è davvero infermabile, quell'intervento secondo me di Lorenzo lo deve evitare. Poi si possono fare mille analisi sul fatto che comunque l'idea, come ho già detto, è anche giusta perché sembra in vantaggio di Lorenzo, poi Bellingham è un fenomeno e ti anticipa, ok, questo assolutamente, però proprio perché sai
che quel Bellingham in questo momento è un mostro, un fenomeno, non si può fermare. Magari temporeggiare su quella palla e cercare di portarlo verso l'esterno e cercare quindi di farlo sbagliare, poi in porta, noi comunque abbiamo un portiere che i tiri li para senza troppi problemi, e quindi a meno che non fosse stato un tiro perfetto, comunque Bellingham era un po' sull'esterno, avrebbe voluto comunque anche sbagliare, perché no, visto che comunque non è una punta, però anche se in questo inizio di campionato non sembra essere, non essere una punta, però sicuramente, sicuramente magari avrebbe potuto evitare. C'era un rosso assolutamente per l'Inghilterra dopo il 2-1, anche quello, il 2-1 comunque nato da un'azione mostruosa di Bellingham che è partito dall'area su, dalla sua area per andare a fare l'assist sulla tre quarti avversaria per Rashford, che poi comunque è un giocatore che tecnicamente è un mostro. Magari averlo a favore dell'Italia che rientra sul destro e batte completamente Donnarumma, che non può assolutamente far nulla. C'era il rosso, come detto, su Phillips. Ho visto che comunque il livello, noi ci lamentiamo moltissimo degli arbitri per quanto riguarda l'Italia, che a volte giustamente anche i nostri arbitri sbagliano. Però devo dire che in Inghilterra ci sono delle cioè in Inghilterra, che scusa, no, in Europa ci sono delle terne arbitrali davvero scandalose, perché si sono viste delle cose in questi pochi giorni davvero clamorose. Ho visto l'altro giorno la Polonia, c'era un intervento del VAR che aveva chiamato l'arbitro per un fallo nettamente in area, a mio avviso, nettamente sulla linea dell'area che è rigore, che è l'area, quindi la linea rappresenta l'area di rigore, quindi è dentro l'area. L'arbitro doveva dare fallo, calcio di rigore e giallo, invece ha dato punizione rosso. Quindi qualcosa di davvero clamoroso. L'altro giorno all'Olanda contro la Grecia è stato dato un rigore molto dubbio su Dumfries, non so se avete seguito al 90esimo, e poi 5 minuti più tardi c'era un rigore clamorosamente più netto che l'arbitro è stato richiamato anche questa volta al VAR e non lo ha dato. Quindi davvero delle cose per quanto riguarda gli arbitri in Europa clamorose. Anche ieri si è visto un'altra volta, perché quell'intervento di Phillips, non dico che è da rosso diretto perché è un po', sarebbe un po' esagerato il rosso diretto, però giallissimo tutta la vita. Quello è un giallo clamoroso e Phillips era già ammonito nel primo tempo, dopo 9 minuti era stato ammonito. Era rosso tutta la vita e poi pochi minuti più tardi, giustamente, l'allenatore dell'Inghilterra ha deciso di sostituirlo, ma anche giustamente perché così si fa e soprattutto perché quel giocatore deve essere assolutamente espulso. Quindi l'Inghilterra riesce a vincere contro l'Italia e si qualifica agli europei ufficialmente. Qui di fianco adesso metterò un po' la classifica e la situazione di classifica in questo momento perché contemporaneamente l'Italia ha giocato anche l'Ucraina contro Malta, giocando una partita bruttissima. Ha giocato malissimo l'Ucraina, però ha vinto 3-1 proprio perché ha giocato contro Malta. Perché se avesse giocato contro penso qualsiasi altra squadra, avrebbe tranquillamente perso. L'unico giocatore dell'Ucraina che ha giocato a calcio è stato Mudryk, che ha fatto una prestazione clamorosa contro Malta. Non so, sembrava quello che abbiamo visto nello Shakhtar, perché ha preso il calcio di rigore del pareggio, se non mi sbaglio, e poi ha fatto anche il gol del definitivo 3-1, un gol mostruoso. Non so se avete la possibilità di andarlo a vedere dopo questo video, magari andate a recuperare, perché merita assolutamente un gol strepitoso quello di Mudryk, assolutamente da vedere e rivedere. Veramente meraviglioso Mudryk, che ha portato a casa 3 punti per l'Ucraina, che sono importantissimi soprattutto per mettere pressione all'Italia. Perché l'Italia adesso mancano 2 partite all'Italia e una all'Ucraina. L'Italia il 17 di novembre giocherà la penultima partita del suo girone contro la Macedonia del Nord. La Macedonia del Nord è già matematicamente, mi sembra, sì, completamente fuori da qualsiasi gioco per quanto riguarda la qualificazione agli europei. L'Italia in casa contro la Macedonia deve assolutamente vincere. L'unico risultato che può avere l'Italia deve essere assolutamente la vittoria, perché sennò le cose si complicano clamorosamente. Perché dico questo? Perché poi l'ultima partita ci sarà Ucraina-Italia a Leverkusen. Questo avverrà il 20 di novembre. Cosa succede in caso in cui l'Italia. Cosa succede con i vari risultati? Se l'Italia vince con la Macedonia,
A Leverkusen diciamo basta il pareggio. Serve assolutamente non perdere, l'Italia può giocare per due risultati su tre. Nel caso in cui l'Italia dovesse o pareggiare o perdere contro la Macedonia del Nord, l'unico risultato utile per l'Italia contro l'Ucraina a Leverkusen sarebbe la vittoria. Queste quindi sono le uniche possibilità che ha l'Italia. Deve fare almeno 4 punti, assolutamente. Deve assolutamente fare 4 punti in queste due partite, perché se no è completamente fuori. Questo, diciamo, è la sintesi della situazione dell'Italia. Servono 4 punti in due partite. Uno, la vittoria magari un po' più semplice in casa contro la Macedonia, assolutamente, del 17 di novembre, che dovrebbe essere molto più semplice, e poi almeno fare un punto contro l'Ucraina. Nel caso in cui l'Italia comunque non dovesse fare questi punti, poi non so. Sinceramente, non so precisamente come si andrebbero a calcolare i risultati per quanto riguarda la Nations League, per quanto riguarda gli spareggi, perché se non mi sbaglio ci saranno degli spareggi per le terze classificate. Non si è ancora ben capito precisamente. Addirittura ho visto una situazione addirittura nel gruppo B, quello della Francia e dell'Olanda, che addirittura per l'Irlanda, la prossima partita contro l'Olanda conviene all'Irlanda perderla. Quindi delle situazioni davvero clamorose e anche diciamo abbastanza singolari per quanto riguarda questa qualificazione. Non c'è diciamo uno schema ben preciso per quanto riguarda gli spareggi, per questo se andate a cercare non c'è uno schema preciso per gli spareggi perché dipende dal punteggio che fanno le squadre non qualificate, che hanno fatto le squadre non qualificate in Nations League e quindi non si sa ancora precisamente come andranno le cose. Sicuramente l'Italia però parte avvantaggiata perché nella Nations League comunque ha passato il girone. Diciamo che più o meno per gli spareggi ci dovremmo comunque essere. Però sempre meglio, visto gli ultimi risultati nei nostri spareggi, sempre meglio passare direttamente, assolutamente, questo è assolutamente un dato di fatto. L'Italia è quindi una situazione abbastanza complicata, sicuramente. Ho visto vari video in cui dicevano adesso siamo nei guai, però. Diciamo che la sconfitta contro l'Inghilterra era pronosticabilissima, come ho già detto nell'altro video, e ho parlato di impresa a Wembley, perché vincere a Wembley sarebbe stata una vera e propria impresa, perché in questo momento, in questo periodo storico, l'Italia è nettamente inferiore all'Inghilterra, perché l'Italia non ha assolutamente giocatori paragonabili in alcun modo ai giocatori che ha l'Inghilterra. Perché l'Italia non ha assolutamente in questo momento i campioni che ha l'Inghilterra. Perché lì davanti ha un fenomeno, perché a centrocampo ha dei fenomeni clamorosi, che addirittura forse uno dei tre giocatori più forti del mondo in questo momento in Inghilterra. E l'Italia in questo momento non è neanche paragonabile in alcun modo. Prima l'Italia, comunque, se andiamo invece ad analizzare l'ultima vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra all'Europeo. È una cosa completamente diversa, lo capirete anche voi, perché comunque l'Italia in quel contesto aveva i campioni per poter affrontare quella squadra, perché comunque l'Inghilterra non aveva ancora quel Bellingham, perché l'Italia aveva in difesa due fenomeni che erano in un periodo di forma spettacolare, come Chiellini e come Bonucci, che erano campioni assolutamente totali e che in questo momento l'Italia non ha più. E l'Italia in quel periodo storico, in quel periodo Chiesa era in una forma clamorosa e in quel momento si poteva considerare un giocatore che poteva cambiare le partite come fanno i campioni. E in questo momento l'Italia, un giocatore del genere lì davanti non c'è assolutamente. L'unica qualcosa, diciamo, che l'Italia ha di più rispetto all'Inghilterra probabilmente è l'allenatore. Perché l'Italia in realtà ha giocato anche meglio dell'Inghilterra, se vogliamo. Però, come ho già detto, i giocatori in campo sono di una qualità talmente diversa che alla fine hanno vinto comunque i giocatori più forti. E questa è la dura realtà che l'Italia deve assolutamente cercare in qualche modo di ovviare attraverso comunque il gioco. Quindi servirà tempo a Spalletti per creare un gioco ideale per l'Italia per far giocare bene l'Italia, perché comunque abbiamo visto sprazzi di una bella Italia comunque con degli schemi che già avevamo visto con Napoli, con la palla che corre velocemente, però comunque la situazione rimane drastica.
In questo, perché comunque la sconfitta è arrivata ed è stata comunque anche pesante. Quindi in questo momento, come detto, facendo un sunto molto rapido, l'Italia deve fare 4 punti nella prossima fase nazionale. Adesso torneranno i club, tornerò anche io finalmente forse a parlare un po' di club dopo anche le vicende con Fagioli che è stato squalificato per 7 mesi. Difficile che io faccia un video su questo perché non voglio neanche entrare in questi discorsi perché parlerei completamente da ignorante, quindi in questo momento sarei completamente fuori topic del video, quindi parlerei comunque a bambera. Invece magari parlando di campo posso comunque dire, penso di poter dire la mia tranquillamente. E penso di poter dire tranquillamente che l'Inghilterra parte come al solito, diciamo, come nelle ultime manifestazioni, comunque come una delle favorite anche quest'anno. Comunque l'Inghilterra l'anno prossimo comunque partirà tranquillamente come una delle favorite per la vittoria finale. L'Inghilterra bisogna ricordare che è l'unica squadra che ha vinto il mondiale, però non ha mai vinto un trofeo continentale, perché l'Inghilterra non ha mai vinto l'europeo nella sua storia, e l'ultimo mondiale risale al 66, che è stata addirittura un'edizione di casa. Quindi diciamo che la situazione per l'Inghilterra, che questo trofeo internazionale che aspetta l'Inghilterra ormai da tantissimo tempo, potrebbe arrivare l'anno prossimo, boh. Perché non è comunque la favorita principale, perché secondo me la Francia è comunque superiore, e bisognerà vedere un po' anche la situazione di forma di Bellingham, di Kane. Poi bisognerà vedere l'anno prossimo, ma manca ancora tanto tempo all'inizio dell'Europeo, ci saranno varie sfaccettature da vedere, la situazione, la forma, gli infortuni che possono sempre succedere, e le cose possono cambiare tantissimo da qui all'inizio dell'Europeo. Sicuramente però in questo momento l'Inghilterra rappresenta una delle favorite assolute, forse se la gioca un po' come seconda favorita insieme al Portogallo, a mio avviso, è quella che ha dato sicuramente un'impressione migliore. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa Inghilterra, se potrebbe comunque vincere l'Europeo, e secondo voi a questo punto se l'Italia riuscirà a fare questi benedetti 4 punti contro Macedonia del Nord e contro Ucraina, e riuscirà finalmente a qualificarsi per questo Europeo, perché queste qualificazioni degli europei sono state davvero stanno diventando una traviata per l'Italia, perché davvero sono stati e stanno ancora, sono ancora, diciamo, molto stressanti questi playoff, questo girone di qualificazione sta diventando davvero pericoloso per l'Italia, che rischia addirittura di non qualificarsi per l'Europeo. Fammi sapere tu cosa ne pensate di quest'Italia, se riuscirà a qualificarsi facendo questi 4 punti. Io vi rimando ancora una volta, vi ricordo ancora di iscrivervi al canale per raggiungere i 50 iscritti, noi ci, di lasciare like, di commentare, di condividere il video e di andare in descrizione per vedere il canale TikTok che sono usciti i video sull'analisi, uno sull'analisi dell'Inghilterra molto veloce che c'è anche su YouTube Shorts, e uno che uscirà tra poco degli highlights della partita tra Inghilterra e Italia, non ve lo perdete. Noi ci rivediamo con un prossimo video che probabilmente sarà sulla Serie A, e vi rimando proprio a quel video. Ciao!